Lo screening operato da Sinisa si rivolge prevalentemente ad un sottogruppo della popolazione ligure che va da 50 agli 80 anni, quindi abbiamo preferito focalizzare l'attenzione su una popolazione adulto-anziana. Ovviamente questi donatori vanno a donare il proprio sangue e il sangue viene sottoposto a degli esami ematochimici che ci permettono di selezionare questi donatori in base a dei parametri importanti, quali per esempio l'RDW, e su questi pazienti che hanno un RDW maggiore di 15 verranno poi operate degli esperimenti di genomica funzionale che permette di individuare mutazioni somatiche per particolari geni candidati che ovviamente rendono più suscettibile al rischio di malattie sia emato-oncologiche sia cardiovascolari di questi individui portatori sani. Noi del Vimes siamo focalizzati da anni sullo studio di pazienti affetti da tumori, tra cui leucemia mieloide acuta. In particolare, in genere, studiamo le cellule dei pazienti. La scommessa di Sinisa qual è? È quella di giocare in anticipo. Questa volta non studieremo le cellule dei pazienti, ma quelle di donatori sani. E grazie a questo studio riusciremo a identificare dei biomarcatori che ci permetteranno di identificare meglio la probabilità di rischio di sviluppare la malattia.